Benvenuti o bentornati cari amici, io sono il vostro Mac Shadow. Oggi andiamo a provare dalla nostra nel Brenta il Benedettino. Vai con la sigla! Ed eccoci tornati cari amici, come detto in precedenza oggi andiamo a parlare dalla nostra nel Brenta il Benedettino. Veniamo subito ai sigari, in questo caso io ne ho già provato uno. Quindi in questo caso mezzo, cari amici, troviamo una confezione da ben due sigari interi, integralmente fatti a mano, cari amici, a un prezzo di 9,50 €, quindi a singolo sigaro intero, chiaramente 4,75 €. In questo caso andiamo a provarlo mezzo e quindi 2,70 € cada uno. Direi, bando ai cianci, andiamo a provare questo benedettino della nostra Brenta. Andiamo a provare gli aromi a crudo di fieno, paglia, note erbacee, come la nostra Brenta ci ha abituato di solito, cari amici, molto piacevoli, anche note leggermente melose. Come sempre andiamo a provare il tiraggio crudo ottimo, direi che siamo pronti per andarlo a accendere il Benedettino. Nel frattempo vi racconto le caratteristiche tecniche di questo Benedettino che in questo caso la fascia, la sottofascia, tabacchi apicali invecchiati dai 3 ai 5 anni, come la nostra noce abituato. Però la particolarità di questo Benedettino che è un blend, in questo caso il ripieno, con un tabacco, non so, Brenta al 75% e il restante, la parte domenicana, il 25%. Quindi in questo caso la nostra Brenta ha voluto fare un blend. Come ben sapete, il blend non sono nel Brenta, ce ne sono altri come il Mercante di Venezia, mi viene in mente, oppure anche il Campesano o il Tagliano. In questo caso il 25% tabacco domenicano. Direi che siamo pronti, andiamo a provare questo Benedettino della nostra Brenta. Allora, primi puff, note cacao amaro e anche note mielose, cari amici. Io direi, come sempre, vi lascio il mio time lapse e ci vediamo dopo per le conclusioni finali. A dopo! Ed eccoci tornati cari amici, veniamo alle conclusioni di questo Benedettino della nostra Brenta, vi ricordo fatto a mano. Allora, per prima cosa veniamo al tiraggio, alla fruizione di questo sigaro fatto a mano. Direi che rappresenta la perfezione, un sigaro che di una fruizione spettacolare, un tiraggio perfetto, né troppo serrato né troppo aperto, direi una bellissima costruzione, brave le sigaraie della nostra del Brenta. Veniamo per quanto riguarda alla cenere, una cenere grigio o antracite, in questo caso abbastanza compatta, devo dire, quindi brava la nostra del Brenta. Veniamo alla forza, non è una forza soverchiante, possiamo attestare su due punti e mezzo, non di più, ma a differenza da altri sigari, in questo Benedettino si è sentita una pienezza in tutta la fumata e soprattutto una ricchezza aromatica non indifferente che andremo a snocciolare tra un po'. Prima vi ho detto 2,75 € da mezzato, in realtà siamo a 2,35 € da mezzato, mi sono fatto due calcoli a mente finché voi stavate nel timelapse e quindi posso dire senza nessun timore un prezzo davvero molto vantaggioso e adesso andiamo a scoprire perché. Allora, veniamo alle note aromatiche spettacolari a mio avviso, una complessità non indifferente, il tabacco 25% domenicano ha dato una marcia in più, non solamente di pienezza, che il palato davvero ne
è una festa, non possiamo anche definire l'evento una festa, è un festival di pienezza al suo interno di aromi e di sentori che sono predominanti gli aromi di cacao, ma di quello amaro, di quello ruvido, possiamo anche definirlo così, note vegetali molto piacevoli che lasciano il palato sempre fresco, note mielose, leggere ma molto piacevoli, sempre quel sentore un po' di fieno sotto paglia che ben arrotonda la fumata, devo dire è anche un equilibrio importante perché ha una leggera sapidità senza nessuna amarezza in questo caso, se non del cacao amaro che noi ben conosciamo, quello puro, ma un equilibrio veramente incredibile, è un sigaro che non annoia, ecco questo è un po' il riassunto di questo, un sigaro che non annoia, anzi fumato a mezzato per regalare una gran fumata, durata della fumata siamo all'incirca sui 30-35 minuti, molto molto godibile, io ve lo consiglio per amici dopo una bella colazione abbondante, questo a metà mattinata penso sia l'ideale, ma anche perché no in un aperitivo se si è meno concentrati sul sigaro, ma si può stare con amici tranquillamente e provarlo e fumarselo e goderselo soprattutto cari amici, questo fantastico benedettino, cari amici, che in questo caso io approvo sicuramente, cari amici, veramente un gran sigaro, e faccio vedere i puff anche belli armoniosi e copiosi per tutta quanta la fumata. Guardate che spettacolo, dopo anche 2-3 minuti di chiacchiere assieme a voi cari amici, guardate che bei puff, davvero un sigaro, ho voluto apposta rifumarne un altro mezzo di quello che avevo già prima, perché mi aveva dato delle sensazioni positive, confermo, sensazioni super positive, ve lo consiglio veramente, è un grande sigaro, ma soprattutto a un prezzo che a mio avviso davvero potevano addirittura aumentare per la qualità del sigaro. Per fortuna l'hanno tenuto a un prezzo relativamente basso a mio avviso, quindi davvero una grande riscoperta di questo benedettino che se non ve lo ricordate uscì ben qualche anno fa in una scatola da 6 sigari a 30 euro, in questo caso hanno rifatto un po' nel 2018 questo pacchetto da 2 e quindi adesso dobbiamo trovarlo molto più facilmente anche acquistabile a 2 sigari, come tante volte ve lo dico nei video, potrebbe essere un'idea per le altre aziende. Questo ha fatto una grande scelta a mio avviso, 2 sigari interi fatti a mano, selezionati, tra l'altro c'è scritto nella fascetta selezionati, il benedettino 9,50 euro, cari amici provatelo perché è davvero un gran bel sigaro. Penso di aver detto tutto di questo benedettino, cari amici, io vi ringrazio come sempre per aver visto il video, scrivetemi qui sotto cosa ne pensate voi di questo benedettino e ci vediamo alla prossima e un saluto da Mike Shadow, ciao!